Aperitivi dalla Repubblica Dominicana, pollo dal Pakistan e dalla Tunisia, dolce dalla Romania, tartine d'uva da Riolo Terme. Sono solo alcuni dei piatti che saranno serviti giovedì 13 settembre al Parco Pertini di Riolo, dove la Proloco ha organizzato la nuova edizione di Il Mondo in una cena, un appuntamento ideato all'interno della manifestazione associando per incontrare le culture dei cittadini riolesi di origine straniere e per raccogliere fondi a favore dei meno fortunati. Edizione. Facciamo questa cena multietnica all'interno di una manifestazione più grande che si chiama Associando, che per noi è un po' la festa dell'associazionismo e diciamo della comunità riolese. Ci è venuto in mente di fare questa cena proprio per coinvolgere le comunità straniere. Infatti chi cucina i piatti sono i residenti stranieri di Riolo, non facciamo i residenti da fuori, sono proprio i nostri concittadini stranieri. E più o meno appunto quali tipi di pietanze verranno servite? Beh, c'è un menù completo dal cocktail della Repubblica Dominicana all'antipasto tunisino e albanese fino a arrivare allo stufato di verdure super piccante dei ragazzi rifugiati politici che sono della Gambia. Gli anni scorsi quindi com'è andata? È andata molto bene, intorno sempre alle 150 persone, quindi devo dire una serata ben riuscita, e cui il devoluto, ovviamente tolte le spese, viene devoluto al fondo di solidarietà comunale. Utilizziamo per le famiglie con minori in situazione di difficoltà economica, per pagare per esempio la retta per andare in corriera a scuola a Faenza o una bolletta del gas in eccesso, cose di questo tipo. Interventi comunque singoli, e anche facciamo delle borse di studio per i ragazzi che finiscono la terza media. Per esempio consegneremo quelle con i fondi dell'anno scorso, le consegneremo sabato sera. La comunità internazionale, le varie comunità che appunto coinvolgete, come hanno reagito le prime volte che appunto proponevate queste cene? Beh, diciamo che ne abbiamo avute diverse che si sono un po' susseguite, alcuni anni abbiamo avuto certi paesi, alcuni anni altri, perché non sono sempre tutti presenti, anche ognuno ha la propria vita e la propria attività, però sono molto contenti e la cosa bella sinceramente è che tutti insieme poi si va a cucinare insieme le cose. Cioè io mi ricordo un anno che dovevamo fare 400 involtini primavera del Vietnam, che a un certo punto tutti i paesi erano a fare questi 400 involtini primavera, perché sennò non saremmo riusciti a farli entro le 8 di sera. Il bello è proprio quello, che tutti cucinano insieme.